Dopo la candidatura di Gilli per Forza Italia e Unione Italiana, anche l'altra metà del cielo del centrodestra ha preso la sua decisione. Il saronnese doc Alessandro Fagioli è il prescelto che guiderà Lega Nord, Fratelli d'Italia, Saronno protagonista e federalisti verso le amministrative che da alcune indiscrezioni dovrebbero slittare alla prima settimana di giugno. Sono Alessandro Fagioli, nato a Saronno nel 24 settembre del 72. Cresciuto a Saronno, battezzato, cresimato, sono un perito industriale, di lavoro ho avuto per 20 anni un'azienda in proprio e oggi sono un libero professionista. Militante leghista dal 1999 e assessore al lavoro e alle politiche giovanili della provincia di Varese dal 2008 al 2013, Fagioli ha trovato negli ultimi mesi molti consensi da parte di altre realtà politiche. Già da un anno sento attorno a me il calore anche di persone non elettori della Lega che mi hanno dimostrato stima, rispetto e mi hanno spinto veramente a questa candidatura. Al primo posto nella classifica delle priorità per Fagioli c'è la dignità del cittadino saronnese. O saronnesi che oggi rischiano di essere in mezzo a una strada e hanno bisogno di mantenere la propria dignità come persone e come famiglia. Quindi un aspetto da questo punto di vista al sociale è importante, ma ripetiamo, prima i saronnesi e se ce n'è anche per gli altri bene. Questa è una coalizione che è totalmente alternativa al centro-sinistra e ci presentiamo proprio per offrire alla cittadinanza un'alternativa ai disastri di questi 5 anni. La Lega ha sempre battagliato sul tema sicurezza della città di Saronno, ricevendo anche le dure critiche del candidato sindaco per Movimento 5 Stelle Francesco Impari. Fagioli ribadisce e rincara la dose. Viene ribattuto che non esiste problemi di sicurezza a Saronno, questo è ridicolo, i problemi esistono e vanno affrontati, non ci si può nascondere dietro un dito o mettere la testa sotto la sabbia. Non è solamente con l'intervento delle forze di polizia che si può garantire la sicurezza, ma è rivitalizzare la città, quindi queste due azioni vanno portate avanti insieme. Per parecchi giorni ha tenuto banco il discorso alleanze. Prima la rottura, o forse un amore mai nato, con il sodalizio gilliano. Il centrodestra è qui. Chi si propone di fare al ballottaggio e propone o anche solamente fa intendere che potrebbe appoggiare il centrosinistra non può essere oggi definito di centrodestra. E chi si presenta, mi spiace, ma al seguito di un parlamentare che a Roma fa parte di Scelta Civica, appoggia il governo Renzi, per noi non è accettabile far parte di quella coalizione. Poi i tentativi di matrimonio con il comitato Saronno 2015, guidato da Luciano Silighini, che ha posto a mezzo stampa due condizioni chiave. L'allontanamento dalla coalizione prima del federalista Dario Lucano e poi del capogruppo Lega Nord a Saronno, Angelo Veronesi. Riteniamo che chi vuole far parte di una coalizione, vuole entrare a dialogare con un gruppo, non debba porre in mezzo stampa dei diktat. Ci si trova, si parla, si dialoga, se esistono punti di incontro bene, altrimenti ognuno per la propria strada. Non c'è più margine per un'alleanza con Saronno 2015. Allora, secondo me stiamo anche dando troppa importanza a chi vuole giocare allo scontro mediatico. Se qualcuno ha qualcosa da dire lo dice a porte chiuse, non va sulla stampa ad offendere persone che probabilmente non hanno anche mai incontrato in vita sua. Da quanto emerso in conferenza stampa, sarebbero altri due i gruppi politici a colloquio con l'intesa targata a Fagioli. A breve si conoscerà la squadra al completo.